Conosotti vicino alla panchina del Verona. Marco, fallo di su Manfredini, netto e anche un po' pesante. Manfredini si è rialzato anche un po' preoccupato per la botta ricevuta, forse qualche parola di troppo da parte di Malesani, che si è subito scusato. Questo ha un po' suscitato le proteste di Manfredini. Battuta di Corini, palla verso Corradi, testa, pallone che si impenna, arriva nella zona di Manfredini, l'allontana Oddo, la rincorre Manfredini, non c'è bisogno, la rimessa laterale in zona d'attacco sarà a favore del Chievo. 13 primi, 37 secondi nella ripresa, nel derby del Pentecodi, sempre Chievo in vantaggio 2-1 sul Verona. Dobbiamo dire che ogni volta che prende la palla Manfredini sicuramente ne commettono fallo. D'Astuzia con un fallo, Manfredini si libera di Oddo, se ne accorge Trentalange, comanda il calcio di punizione a favore del Verona, recupera la posizione Cristian José Manfredini Sisostri, 25 anni, nato in Costa d'Avorio, 5 anni, adottato da una famiglia di battipaglia. Lancio di Ferron, di testa Colucci, Mutu, Italiano, ancora larga. C'è Seric puntuale a sinistra, costringe nuovamente in copertura Riberto, si sta adoperando molto in fase difensiva Riberto. Colucci, preso in controtempo con Nella, ma alle sue spalle c'è Italiano. Colucci cerca la verticalizzazione per Frick. Marazzina, attaccato Marazzina, perde palla Camoranesi, fallo di Marazzina, calcio di punizione, altro cartellino rosso, fuori Marazzina. È questo che gli arbitri stanno facendo la giornata di oggi, fallo di dietro, espulsione immediata. Marazzina ha commesso un errore gravissimo, ha perso palla e poi ecco qua, vediamo un po'. C'è stata una decisa indicazione da parte di Bergamo e Pareto all'indirizzo degli arbitri italiani, punire con maggior decisione i falli da dietro. Trentalange non si è fatto pregare, espulso Marazzina, che qui è stato molto ingenuo, anche perché non è che Camoranesi in quella zona del campo potesse essere particolarmente pericoloso. Effettivamente è stata un'ingenuità, una stupidità, diciamo, perché un pallone che lui aveva perso, tra l'altro poteva dare il pallone indietro con uno stoppato, ha voluto dribblare, perso il pallone e poi ha commesso un fallo. Penalizza il Chievo in questo momento, ma vediamo poi se succederà naturalmente dall'altra parte, se l'arbitro poi farà, non metto dubbio che lo farà. N10 il Chievo. Verona adesso proverà ad approfittare della superiorità numerica, la cross di Oddo che colpisce ancora una volta in modo maldestro, pallone sul fondo. Ha mangiato troppo spinaci, troppa potenza oggi Oddo, perché è la seconda volta che calcia oltre la porta. Al rilancio dal fondo con calma, ancor più che in precedenza, adesso che la sua squadra è in inferiorità numerica, Lupatelli, mentre qui Manfredini dice a un componente della panchina del Verona, presumibilmente Malesani, che non è il caso di polemizzare. Il lancio di Lupatelli nella zona di Corradi, quantomeno Del Neri non dovrà cambiare tantissimo tatticamente, al 4-4-2 passerà semplicemente alla 4-4-1. Colucci, Mutu di prima per Seric, bella azione del Verona in verticale, ma Seric non riesce a sfondare per l'ottima posizione di Foglio. È la bellezza di questa trama del Verona, tutto di prima era molto bella, tutto palla a terra, vedete che tutte e due squadre più o meno si giocano in questa maniera. Italiano, che è successo? Lancio per misura per Oddo, tutti quanti lanciano lungo, anzi stasera. Chievo Daniela, rimessa con le mani, nato al Karlsruhe in Germania da genitori italiani di Agrigento, Vincenzo Italiano, che un paio d'anni fa proprio in un posticipo fu coinvolto in una situazione abbastanza particolare, già ammonito, segnò un bellissimo gol contro l'Inter, quello del 2-1, andò a festeggiare sotto la curva, in quel caso venne ammonito per la seconda volta e proprio lì partì l'iniziativa proprio per far sì che non ci fosse ammonizione nel caso di esultanza eccessiva verso i gol. Adesso l'ammonizione c'è soltanto se l'esultanza viene intesa come un modo per irridere l'avversario. Danna indietro per Lupatelli, 17 minuti e mezzo nella ripresa, sempre 2-1 per il Chievo, che però da qualche minuto gioca in 10 per l'espulsione di Marazzina. Parte Corradi sul colpo di testa all'indietro di Seric, disimpegno di Gonnella su Ferron. È un brutto lavoro per Corradi, che è rimasto praticamente solo, anche perché come vengono le palle alte salterà di testa, ma non sa a chi dare, perché ha preso il riferimento di Marazzina, che è stato veramente molto, attenzione. Mutu prova il guizzo, Mutu all'interno dell'area di rigore, prova ad infilarsi all'interno dell'area di rigore, ma comincia l'azione con un fallo travolgente, forse in modo involontario, ma c'è danno procurato il suo avversario. Trentalange comanda il calcio di punizione, questo è l'impatto con Foglio che viene disturbato da dietro, va giù Foglio, calcio di punizione comandato da Trentalange.
è pronto un cambio nel Verona, sta per arrivare il turno di Emiliano Salvetti. Probabilmente facciamo un totto, forse uscirà il Riberto, perché Riberto in quella zona là non sta coprendo molto la fascia sinistra, dove il 16 José, forse uscirà Riberto, ma non per Salvetti, perché No. Io sto dicendo che anche il Chievo sostituirà, forse uscirà Riberto. Mi stavo pensando un'altra cosa, non pensavo a Salvetti. Manfredini, guizzo tra due avversari. Perde palla sull'attacco di Colucci, in verticale il lancio per Frick, chiuso dall'ottimo taglio difensivo di Foglio. Lanna, Manfredini, attaccato da Oddo, sul rimpallo italiano, può subito verticalizzare il pallone, però completamente fuori misura, facile preda di Lupatelli. Stanno perdendo troppe palle nel Chievo, soprattutto nel centrocampo, in attacco posso capire adesso perché c'è solo Corradi, però è un Chievo che non riesce più a mantenere il possesso di palla. Uscirà addirittura Zanchi nel Verona, dunque sarà una sorta di rivoluzione tattica quella di Malesani, anzi Gonnella. A questo punto il Verona passerà a un più aggressivo 4-4-2 con José. Aveva visto benissimo su Eriberto, che sta per uscire, e al suo posto entrerà Maielé. Questo è il cambio del Verona. Fuori Gonnella, un difensore, dentro Salvetti, un centrocampista offensivo, ripeto, a logica Malesani dovrebbe passare un 4-4-2 più offensivo con Camoranesi e Salvetti esterni e Mutu più centrale vicino a Frick. Marco Nosotti. Sì, confermo quello che dicevi, Seric si viene abbassato sulla linea dei difensori, Salvetti ha il compito di stare molto largo, molto aperto su quella fascia, ci sono le maggiori opportunità per il Verona e subito corre ripari Chievo. E l'intuito tattico di José Altafini fa centro, fuori Eriberto, l'autore del primo gol che stiamo rivedendo al suo posto, entra in campo Jason Maielé, il centrocampista del Congo, arrivato da qualche settimana dal Cagliari. Lanna, stacca Corradi, Manfredini, Corradi, lo attaccano in due, il pallone nella zona che solitamente occupa Corradi, non c'è più Marazzina, è chiaro che se Corradi retrocede non c'è più nessuno davanti. Riparte il Verona, italiano Leonardo Colucci, resta sempre molto alto Oddo a destra, lo vede Colucci, il tocco per Camoranesi, di tacco Camoranesi, cerca Oddo e il pallone è in campo, c'è la deviazione di Manfredini, la rimessa laterale a favore del Verona. Potete notare invece che Maielele è entrato proprio per coprire quella zona, cosa che dicevo io, che era la deficienza del Chievo in quel momento, quando Riberto non tornava più. Adesso problema per Chievo, vedete, Corradi solo davanti, viene scavalcato dai palloni lunghi e chiaramente riparte il Verona. Questo è un finale di partita brutto per il Chievo, se non trovo un rimedio, perché oltretutto è in condizioni di inferiorità numerica. Adesso il Verona, proprio in virtù della superiorità numerica, del fatto che deve recuperare lo svantaggio assunto con decisione, l'iniziativa. Salvetti prova a sinistra, raddoppio di marcatura su di lui, il cross è deviato, palla fuori, la rimessa per il Verona da bordo campo, Simone La Rocca. Precise le indicazioni per Maielé, ha detto operi nella zona di Riberto, spingi molto, pressa, ma soprattutto torna. Attenzione a Salvetti, il cross è deviato, Lupatelli non è riuscito ad evitare il calcio d'angolo, a giudizio del collaboratore di Trentalange ci sarà corner numero 4 a favore del Verona. Però dobbiamo dire una cosa, che l'assistente dell'arbitro ha visto molto meno di quello che poteva vedere l'arbitro, perché l'arbitro era a 10 metri, 20 metri dal pallone e l'assistente che era da parte destra di qua era completamente coperto. Tra l'altro era coperto da Lupatelli, dunque è andato più intuito a mio giudizio. Quarto angolo per il Verona, c'è nuovamente Cannavaro in area, il tocco corto, prova a Seric, sbaglia tutto, è tutto dietro, però il Chievo può subito ripartire il Verona con Oddo, ancora cerca la profondità per Salvetti a sinistra, ma il lancio di Oddo è fuori misura. O il pallone è troppo leggero per Oddo, oppure ha una potenza incredibile. Intanto si sta preparando Federico Cossato, uno dei due fratelli Cossato, l'altro Michele, che gioca nel Verona, è 7 per infortuna. Attenzione a Corradi che prova a farsi largo tra i due difensori centrali del Verona, ma commette fallo, già battuto il calcio di punizione. Italiano, Oddo, costringe Manfredini in copertura, si debbono sacrificare adesso i due esterni
offensivi del Chievo. Manfredini a sinistra, il nuovo entrato Maiele a destra, subentrato Eriberto, ancora Seric che ha spinto molto, puntuale a sinistra Salvetti,